Il mio sogno era di poter produrre in Sicilia, nella mia terra, con protagonista ufficiale le mie amate location e i siciliani, i miei compaesani. E buongiorno, buongiorno, buongiornissimo! Allora io inizierei con uno slogan un po' bizzarro che mi identifica, no? Angelo Faraci, più ti guardo più mi piace è con voi. E questa Sicilia, questa terra bella mi piace. In merito ai miei lavori, vi voglio dire immediatamente, come già ben sapete per chi mi conosce, hanno sempre protagonista appunto questa terra incontaminata, questo grandissimo museo a cielo aperto, che aggiungo, dalle catene montuose al mare, a questo litorale, non manca certamente di incantare e lasciare esterrefatti chi guarda sempre questi scenari. Per questo io, iniziando proprio dalla capitale, negli anni ho deciso di coronare il mio sogno. Il mio sogno era appunto questo, di poter produrre in Sicilia, nella mia terra, con protagonista ufficiale le mie amate location e i siciliani, i miei compaesani. Noi abbiamo fatto proprio l'ultimo lavoro, a parte la fiction, che abbiamo appena terminato le riprese, e proprio nel borgo incantevole medievale, vincitore nel 2015, Montalbano e Licona, no? Circuito Bella Sicilia, dove appunto c'era protagonista insieme a me questa macchinina di qui. Un binomio assoluto vincente, sì. E dunque Montalbano e Licona è stata protagonista di questo progetto, questo nuovo corto per i festival nazionali e internazionali, con appunto tante belle emozioni che poi prossimamente vedrete, perché non sta mancando già di riscuotere successo in festival ambiti e risonanti sia in Italia che all'estero. E poi proprio con questo progettino di qui, con esclusiva sempre Rai Cinema all'interno del festival Tulipani di Seta Nera Internazionale, vedrete tante belle sorprese. Il corto ha avuto il titolo Provvidenza, no? Sulla parità di generi, un tema mistico che incrocia anche la bellissima leggenda sulle rocche a Montalbano e Licona, e poi anche tematica violenza sulle donne, e poi ancora favolosi scenari della Sicilia che non mancano mai, ragazzi, di incantare. Angelo Faraci nasce, come hanno divulgato, hanno affermato sempre tutti, dalla spontaneità, dalla naturalezza. Per virtù del fato, del destino, non c'era nulla assolutamente messo in conto, quando all'improvviso poi, ritrovandomi per caso a fare la guardia giurata, il rappresentante, l'allenatore di scuola calcio, mia sorella, che era già nel mondo della moda, mi parlava di un casting, di un film, un film che praticamente era per Sky, un film che trattava appunto tematiche forti sulla Sicilia, e da lì praticamente è iniziato questo cammino, di preciso nell'aprile del 2013, oggi quasi 9 anni, 9 anni che mi hanno confermato, mi hanno consacrato da una serie di successi coronati tramite Rai Cinema, tramite i circuiti Rai, Sky, e come attore caratterista, perché con questo viso mi hanno attribuito ruoli forti, ruoli da cattivo, ma io un sogno tinto, perciò sogno tutt'avuto, sono buono, sono un'anima candida, però mi fanno fare sempre un tinto nei film, ma non mi limiterò a fare solo questo, infatti io non sono solamente questo. Infatti, come vedete, sono anche questa figura un po' brillante, solare, che porta i colori proprio di questa terra. E che cosa dire, ne vedrete veramente ancora delle belle. Il mio sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto. Portare ancora la Sicilia, esportarla fuori dai confini e farla arrivare in ambite vetrine internazionali nel mondo, in festival davvero davvero ambiti. Possiamo dire allora evviva la bella Sicilia. Evviva la bella Sicilia. Evviva, evviva, evviva.